Buongiorno. Buonasera a tutti. Qualche giorno fa avevamo parlato della Commissione regionale antimafia, ma oggi siamo costretti a riparlare di questo argomento, dato il clamore che ha suscitato la nomina a vicepresidente di questa commissione di un deputato che è, diciamo, per adesso imputato per estorsione. Quindi sono con Carmine Mancuso ancora una volta e con l'avvocato Lino Buscemi. Per trattare questo argomento. Allora, buonasera Lino, buonasera Carmine. Buonasera, ciao Filippo. Allora, faccio un pochettino il riassunto di quello che è successo. Il 7 dicembre viene nominato presidente della commissione Antonello Cracolici e vengono nominati anche due vicepresidenti. Uno di questi, appunto, è imputato per estorsione. Che cosa succede? Succede che l'associazione presieduta da Carmine Mancuso e che vede anche come fondatore Lino Buscemi reagisce a seguito di questa nomina, ritenendo un po' che bisogna riflettere sulla composizione di una commissione così importante come quella antimafia regionale. Il Giornale di Sicilia puntualmente riprende le osservazioni dell'associazione presieduta da Carmine Mancuso. Avviene pure che il deputato Lavardera interviene anche sulla questione chiedendo le dimissioni dell'altro vicepresidente. Prende pure posizione il presidente Cracolici, insomma, ne parlano tutti, però è opportuno che noi ne parliamo secondo il nostro stile, con molta accortezza, cercando di rendere un servizio ai nostri telespettatori. E allora? Allora, di concerto con Lino, poco prima, insomma, che si nominasse questa commissione, ma nel momento in cui la commissione doveva essere nominata, e mi riferisco alla commissione antimafia, avevo pensato, e devo dire il merito soprattutto va a Nino Buscemi, di manifestare alcune nostre opinioni su quello che è l'inutilità di questa commissione. Fermo restando che, così come è concepita, per quanto riguarda, insomma, i non poteri, insomma, che ha e l'inefficienza da quando è stata fondata, dalla prima volta che fu messa in onda per dover dirimere tutti quelli che sono i guasti, almeno in buona parte, della regione siciliana per quanto riguarda penetrazione mafiosa nel tessuto sociale ed economico, per quanto riguarda corruzione, per quanto riguarda inefficienza di funzionalità degli assessorati. Non ha mai, diciamo, retto il ruolo e quindi è una commissione, tutto sommato, insomma, che sostanzialmente non serve a niente se non a foraggiare, a diventare. Chi ne fa parte nella direzione in cui, oltre la congrua indennità di parlamentare, perché noi sappiamo che i deputati regionali sono recuperati dai senatori della Repubblica, hanno un'indennità che è addirittura ancora superiore a quella della Commissione antimafia nazionale, i cui poteri sono di gran lunga superiori. E la mia efficienza, anche se non è, diciamo, di grande pregio, però è leggermente superiore a quella della Commissione regionale antimafia. Il Giornale Sicilia, devo dire, grazie all'acutezza, all'accortezza, alla sensibilità del suo direttore Marco Romano, ha voluto dare spazio a questa nostra non polemica, a questa nostra osservazione e riflessione, nella misura in cui si è ritenuto, come giornale della città e della regione, di dare un servizio al cittadino affinché conoscesse bene quali sono i limiti e le capacità di questa commissione. Poi, come tu hai spiegato agevolmente, se non magistralmente, la commissione addirittura si è ulteriormente deprezzata perché va a nominare elementi che non hanno le doti, quantomeno, insomma, cioè di carattere altamente morale, che servono in questa fase in cui non si chiariscono, noi siamo garantisti, non si chiarisca prima la loro posizione giudiziaria. Questo, diciamo, se mi Questo intendi, è la questione. importante che chiariamo questo aspetto. Noi siamo tutti garantisti, fino a quando non c'è una condanna definitiva, tutti sono innocenti. In questo caso non Esatto. riteniamo appunto di L'ultima cosa che volevo colpevolizzare. appunto Facciamo un sottolineare. ragionamento in generale, come abbiamo fatto precedentemente, sulla composizione della commissione antimafia che deve essere inattaccabile a tutti i punti di vista. Non può Esattamente. Allora, presentare punti deboli. Questo è il e quindi senso del soltanto nostro intervento. un Sì, ultimo, un prego, secondo prego. soltanto ancora, per finire il concetto. Siccome noi sappiamo che nella vita pubblica non soltanto Cesare, ma la moglie di Cesare deve apparire immacolata, qui il problema è che è Cesare che non ha i requisiti, figuriamoci la moglie, ecco, soltanto questo volevo aggiungere. E allora, Lino, abbiamo chiarito alcuni aspetti che mi sembrano importanti. Ripeto, noi siamo garantisti al massimo. Il nostro ragionamento è, come è stato fatto anche in precedenza, sul ruolo di questa commissione, sulla
composizione, sui requisiti, su quello che deve fare in futuro, anche se saremo portati poi per forza di cose a parlare anche di quello che è stato fatto precedentemente, per quello che mi avevi già anticipato poco fa in una tua telefonata. Però ci sarà tempo di parlare di tutto il resto. Soffermiamoci per adesso a quello che è successo, diciamo, al motivo per il quale voi avete fatto questa nota che poi è stata diffusa, abbiamo detto, dal giornale di Sicilia, che poi è stato ripreso un pochettino da tutti. Ma intanto, a conferma di quello che diceva Carmine, bisogna dire in maniera netta che noi ci siamo espressi sulla utilità o non di questa commissione antimafia ancor prima che venissero eletti i componenti che oggi la costituiscono. L'abbiamo fatta volutamente prima dell'elezione, della nomina dei componenti, del nomina del Consiglio di Presidenza, proprio per evitare personalismi. Noi abbiamo una seria preoccupazione, come ha detto Carmine, sulla utilità e permanenza di una commissione antimafia che non ha poteri effettivi, che non ha poteri veri, incisivi. La legge istitutiva dell'antimafia è del 1991 e, malgrado qualche ritocco che si è fatto negli anni successivi, sostanzialmente la Commissione regionale antimafia, per motivi anche di natura costituzionale, non ha gli stessi poteri della Commissione nazionale. Ha poteri assai limitati e non incidono nel corpo vivo della realtà siciliana. Questo lo abbiamo detto a chiare lettere perché vorremmo che si individuassero dei meccanismi per dotare la Commissione di maggiore efficacia. Oggi ci fermiamo di fronte alle analisi, ai monitoraggi, allo studio, alle proposte, proposte che poi non hanno nessun seguito in sede assembleare. La Commissione regionale antimafia, lo ripeto, ogni anno presenta una relazione sulla sua attività e su questa relazione non c'è nessun obbligo di legge, non c'è l'obbligo che si debba esprimere con un voto a favore e contro l'intera Assemblea sulle conclusioni della Commissione, non c'è l'obbligo dell'Assemblea di dare seguito alle proposte che vengono formulate dalla Commissione, non si apre un dibattito sul lavoro della Commissione. Insomma, è come se fosse un corpo separato, un corpo estraneo che non incide. La commissione, l'ultima, lo ripeto, l'ultima commissione, quella presieduta da Claudio Fava, ha fatto delle relazioni egregie su alcuni nodi irrisolti della nostra realtà siciliana, tra cui quello più importante, il problema dell'emergenza rifiuti e delle discariche. Un affare di 1 miliardo di euro all'anno. Ebbene, le conclusioni di quella commissione sono taglienti, si fanno delle proposte, si individuano delle responsabilità. Qual è stato il seguito verso quelle proposte? Cosa è stato fatto per attuare quelle proposte? Si è tramutato qualche iniziativa in termini legislativi? C'è qualcuno che nel governo ha raccolto quei suggerimenti e si è adoperato, si è uniformato alle richieste della Commissione antimafia? Non mi risulta. Allora, noi abbiamo posto questo problema. Allora, poi ad aggravare la situazione è venuta la composizione di una commissione che, per quanto mi riguarda, è pletorica e non si giustifica. Carmine ha fatto cenno ai costi. Non si giustifica una commissione così pletorica dal punto di vista della composizione del Consiglio di Presidenza. 13 deputati compongono la commissione, il Consiglio di Presidenza è formato da 4 persone. Ma stiamo scherzando? Bisogna anche autoregolamentarsi diversamente. Basta il presidente della commissione, non c'è bisogno di orpelli come i vicepresidente vicario, ordinario, il segretario, eccetera. E renderla operativa coinvolgendo tutte e 13 componenti, non aggravando di costo la commissione, perché in un momento di crisi come questo è chiaro che questo Sentinella, non è un aspetto, ma mi riferisco pure alle altre commissioni legislative. Non vedo sentinella la necessità nella perché un nota. parlamentare debba prendere l'indennità come giusto che sia,
e poi debba prendere indennità aggiuntive se ricopre l'incarico di presidente di commissione e vicecommissione. Senti, Si nella dia un nota. segnale, si dia un No. segnale netto in questa direzione, rinunciando a queste indennità aggiuntive che in questo momento Il pesano discorso, non però, poco lo sulle sai che nostre il pubbliche discorso è finanze. molto complesso, è molto complesso. Certo. Allora, Carmine, però nella nota che voi avete diffuso, nella quale ritenete inopportuna la presenza, appunto, in commissione antimafia di un soggetto indagato per estorsione, fate però delle precise, diciamo, accuse, o perlomeno constatate che c'è stato un silenzio da parte sia delle forze politiche, anche di alcuni organi istituzionali, rappresentanti di alcuni organi istituzionali. Ecco, come giudicate, Sì, diciamo, però questa. scusa Carmine, qua il problema è che qua si confondono le acque. Noi abbiamo sollevato, e lo dico perché con Carmine ne abbiamo discusso ampiamente, qui è stato sollevato un problema che attiene più al rispetto delle istituzioni, al rispetto dell'etica pubblica che al dato giudiziario. No, A ma noi del dato giudiziario ci può esatto, ma interessare fino a un certo punto. però il richiamo che Esatto. voi fate alle forze Noi, politiche, il richiamo è questo, il che richiamo qual è? Che la politica deve stare attento, perché esatto, la politica quando ci doveva sono fare una valutazione ante e non post, perché noi ci la troviamo politica non in si può trasformare in un tribunale. una situazione. E dico, Se è c'è questo. un componente della commissione che ha problemi con la Esatto. giustizia, lui deve Ma risolvere i difatti, problemi con io la giustizia, difatti ma non no, deve trascinare con sé la istituzione. come ho Questo premesso vogliamo. all'inizio, io non mi sento di incolpare nessuno, né appunto No, di. nella maniera più assoluta. Io Ma le colpe le do alla politica, che deve essere attenta nelle certo. scelte. Prima si fanno determinate valutazioni, non dopo, perché dopo Se appunto c'è una si persona che ha innesca dei problemi questo giudiziari meccanismo. con la giustizia, è giusto che questa E persona non dico, coinvolga l'immagine voi dell'istituzione. Tutto qui. nella nota in È sostanza. difficile comprenderlo? È Dico, difficile in sostanza, comprenderlo. Carmine, nella nota voi fate un richiamo alla politica e ai presidenti sia dell'Assemblea che della Regione. Certo, perché Allora, attiene facciamo parlare Carmine, allora. allora, diciamo che questa commissione antimafia, per il nome che porta e per gli attributi che ha e per quello che dovrebbe essere l'aspetto operativo, essendosi commissione antimafia, deve essere insomma, ancora più, insomma, più occultamente composta rispetto a quest'altra commissione. Qui, quando noi abbiamo iniziato insomma, il nostro intervento, e quindi parlo a priori, nel momento in cui dicevamo attenzione che questa commissione così com'è non funziona, Carmine, ti devi centrare un pensavamo, poco, come? ti devi mettere al centro. Ah sì, pensavamo che insomma, gli stessi partiti, come tu francamente hai sottolineato, avessero un'attenzione particolare nel segnalare i membri costituenti. Ritenevamo pure che chi era stato designato come presidente fosse lui ad intervenire pure tempestivamente, perché insomma, nel momento in cui tu hai una proposta di nomi dalla composizione dello stesso presidente dell'Assemblea regionale, e financo il presidente della regione avrebbero dovuto anche loro vigilare. Ci siamo resi conto che soltanto insomma, dopo la nostra ulteriore iniziativa, finalmente si sono aperti, insomma, quantomeno insomma, gli occhi, si sono aperte insomma, le conoscenze, e questi signori sono intervenuti dopo, facendo in modo che attraverso l'attenzione di alcuni organi di stampa particolarmente insensibili, insomma, quantomeno a segnalare che non per motivi di progeniture, i proponenti eravamo noi della società civile, quindi gente tutto sommato che non ha questo obbligo di legge di poter controllare e vigilare, sono intervenuti grazie, insomma, significando che erano gli stessi componenti che poi hanno avuto da lamentarsi per quanto riguarda questa composizione. Ecco perché dico, non per essere partigiani, ma lode a quell'organo di stampa che si chiama Giornale Sicilia, che ha avuto modo invece di costruire i fatti realmente come sono accaduti. Però, ripeto, e come ha detto Nino Buscemi, cioè noi non possiamo più tollerare come siciliani e italiani che una commissione antimafia non abbia i requisiti, soprattutto insomma, a parte di attività di intraprendenza, di penetrazione nel tessuto mafioso, quantomeno insomma, di proporre gente che siano candida, cioè persone che abbiano quantomeno la dignità di poter fare parte degnamente di una commissione di siffatta composizione. Filippo, Sì. posso dire che all'opinione pubblica non interessa che il vicepresidente si autosospenda dalle sue funzioni, bisogna andare oltre per rendere credibile
il rispetto verso le istituzioni e per dissociarsi totalmente da accuse che possono venire formulate nei prossimi giorni anche da altri soggetti, il consiglio affettuoso che rivolgo non richiesto ovviamente, al vicepresidente vicario autosospeso è quello di dimettersi dalla carica, perché questo è il modo migliore per fare della vera trasparenza, è il modo migliore per parlare chiaro e sgombrare il campo dagli equivoci. Dico per L'autosospensione non significa nulla, bisogna avere un correttezza, atto fare un atto concreto, le dimissioni. dico per correttezza dobbiamo dire che lui dichiara di aver sempre combattuto la mafia, di aver denunciato il capomafia che risponde al nome di Cosimo Vernengo e di essere sereno e consapevole di non aver commesso alcun reato. E poi lancia, diciamo, una stoccata contro la Vardera, il quale dice conosceva la mia situazione particolare e questo suo è un colpo di bassa strategia politica. Cioè andiamo Quindi poi in questa è la altri lotta campi. interna, Dico, insomma, noi per alla correttezza dobbiamo dire respirazione, quanto ha insomma, aspetta, no, Carmine, scusa, dico, noi per correttezza dobbiamo dire quanto ha dichiarato no, il dico, vicepresidente è una lotta loro. della Dico, noi per Commissione. correttezza non intendiamo entrare, perché noi non siamo attivisti politici, noi siamo semplicemente dei cittadini che ci siamo assunti un onere di segnalare, insomma, disfunzioni che sono macroscopiche all'opinione pubblica. Allora dovrebbe essere, come dice Lino Buscema, la sensibilità soprattutto del Presidente. Fin quando, insomma, non si chiarisca la posizione della persona in oggetto, a cui noi auguriamo, insomma, di chiarire la sua trasparenza, e ne siamo certi che sia sicuramente una gran persona per bene, però rimanendo a fare parte della commissione come autosospeso, significa che tutti gli atti che la commissione compirà, lui sarà partecipe a titolo pieno, perché insomma, è membro componente, insomma, effettivo della commissione. Non sarà vicepresidente, ma è un membro della commissione parlamentare regionale antimafia. E quindi che significa stato sospensione nel momento in cui c'è un'ombra che grava sul suo capo e che speriamo, insomma, che possa più presto essere chiarita? Questo è il punto. È una presa per i fondelli, direbbe Totò. Qui siamo a ragionare di interessi specificatamente, insomma, e significativamente di grande valore, perché è la lotta alla mafia. La mafia ha soffocato la Sicilia, ha soffocato l'Italia e soffoca il mondo intero. Quindi quando si parla di mafia bisogna avere le carte in regola in tutti i sensi. Peraltro, beghe di partito o beghe di personalismi o beghe che possono essere di bassa cucina, scusami se faccio, insomma, ci riprendo No, da ma altri sono fenomeni, non contento. sono per nulla gradite. Quindi noi non vogliamo, ripeto, entrare in nessuna polemica, se la sbrighino fra di loro, però tengano presente che quando si parla di mafia, chi si occupa di questi settori dal punto di vista politico, amministrativo, sociale, e soprattutto, insomma, che debba andare a scovare, insomma, cioè quelli che sono i lati negativi, le nequizie, siano persone al di sopra di ogni sospetto. Lino, l'altra cosa invece che mi colpiva è il fatto della politica, cioè la Commissione Antimafia non rischia di diventare un organo politico. Io mi chiedo, il presidente che è stato nominato, ripeto, lo reputo uno molto bravo, con un'esperienza, però in poco tempo riuscirà a dimenticare quello che è stato per 30 anni, perché lui ha da 6 legislature, è presente all'Assemblea Regionale Siciliana, e tutto ad un tratto trasformarsi in presidente della Commissione Antimafia. Io non mi addentro ad esprimere giudizi sulle persone perché attendo ai fatti, poi sulla base dei fatti esprimiamo No, ma giudizi. l'argomento di Voglio. carattere generale, chi ha fatto No, tanti anni di argomento. politica. Io prendo atto, ad esempio, che questa mattina il presidente della commissione, Cracolici, ha rilasciato un'intervista a un giornale siciliano, e fra le tante cose che ha detto, a richiesta, a domanda del giornalista, su che cosa intende fare nei prossimi giorni, lui dice testualmente: dico solo che dovremo lavorare di più e meglio per passare dalle analisi alle proposte. E ciò vale anche per il cambiamento della pubblica amministrazione. Bisogna avere degli strumenti per combattere chi corrompe e chi si fa corrompere. Io vorrei avvertire l'onorevole Cacolici che già per legge c'è una legge anticorruzione, è prevista la presenza nell'ambito della regione siciliana e nei comuni e in tutte le amministrazioni del responsabile dell'anticorruzione.
Ecco, allora la Commissione faccia di tutto per collegarsi con i vari responsabili dell'anticorruzione per sapere cosa fanno, e quali atti hanno predisposto, quali iniziative sono state intraprese e quali atti concreti sono stati prodotti per prevenire e per, in un certo senso, anche perseguire i fatti corruttivi. Questo glielo dico per la sua informazione, perché mi pare che da questo punto di vista non ci sia piena consapevolezza di ciò che in questi anni sia stato prodotto dal Parlamento in questa delicata materia. Voglio dire che mi fa specie che anche lui insiste su questa necessità di passare dalle analisi alle proposte. Discorso encomiabile, però abbiamo chiarito più volte e abbiamo precisato più volte che queste proposte, che non vengono prese in considerazione da nessuno, si perdono nella chiacchiera. Le proposte, per avere credibilità, devono essere supportate da iniziative conseguenti. Ed è questo il nodo che noi solleviamo, e questo è il problema. Il problema è che l'Assemblea regionale deve trovare lo strumento normativo affinché le proposte conclusive che vengono formulate dalla Commissione possano entrare e possano essere davvero applicabili. Le proposte, per diventare fatti concreti, devono essere tramutate in legge, devono essere tramutate in provvedimenti che vincolano la pubblica amministrazione e tutti i soggetti interessati, perché si adeguino e si attrezzino nella direzione indicata dalla Commissione antimafia. Se non si fa questo, se non si dà all'attività conclusiva della Commissione, che si conclude con delle semplici, con una relazione e con delle proposte, se non si trasporta tutto questo sul piano operativo, siamo fermi alle commissioni del passato, che chi più, chi meno, hanno fatto delle proposte e sono rimaste lettera morta. Proposte che incidevano nel corpo vivo della regione. Sono state fatte proposte per eliminare enti inutili, enti che producono debito pubblico, il parassitismo, e sono state fatte proposte per colpire al cuore alcuni affari mafiosi. Sono state fatte queste proposte, sono rimaste lettera morta. Ora, io non vorrei che si ripetesse dopo. Dal 91 oggi sono passati 30 anni, non vorrei che dopo 30 anni si ripetessero sempre gli stessi errori. O si cambia marcia, o anche la commissione Cracolici sarà, malgrado le sue manifestazioni di buona volontà, che ne prendo atto, la commissione Cracolici finirà come tutte le altre. E devo dire che quella di Fava si è distinta, e anche Fava ha chiuso con un bilancio negativo, perché non ha visto realizzato un solo punto delle proposte che lui e la sua commissione hanno formulato con un lavorio e con un'attività veramente encomiabile. Eppure tutto si è perduto nella chiacchiera. No, Possiamo continuare a dare all'opinione pubblica questa sensazione? Io ripeto ancora una volta: l'associazione che tutela la memoria dei morti ammazzati dalla mafia, dei soggetti ammazzati dalla mafia, è un'associazione che deve tutelare la loro memoria. Il modo migliore per tutelare la memoria di chi ha pagato con la vita il proprio amore per la legalità, il rispetto delle leggi, eccetera, è proprio quello di pretendere che si agisca nella direzione di produrre fatti seri, fatti concreti, perché quel sacrificio non rimanga lettera vuota. Si può evitare, si può impedire a un'associazione di fare queste richieste così rigorose? Io credo di no. In democrazia nessuno se lo può permettere. Noi continueremo su questo versante, perché la memoria si deve tutelare con fatti concreti, e le semplici analisi, le semplici proposte che non producono nulla, non ci interessano. C'è però un dato positivo dato dal messaggio che invia la Presidenza della Regione, una nota con la quale il Governo regionale si dichiara pronto alla massima collaborazione, perché legalità e contrasto alle mafie sono ancora una nostra priorità. Quindi, da questo punto di Allora, vista c'è una se mi dichiarazione di permette, massima allora, io collaborazione. Dicevi, Carlo. faccio semplicemente una piccola osservazione. Tu poco fa hai detto che l'attuale presidente della Commissione regionale antimafia
le ho nominato, ha 6 legislature sul Groppone, se non Mi pare di capisco. aver letto così, non vorrei sbagliare. Allora, supponiamo che, insomma, il dato sia corretto, Più di esatto, una, io certamente. posso essere corretto, 6 per 5 fa 30, quindi l'attuale presidente ha 30 anni di esperienza parlamentare regionale alle sue spalle, quindi una competenza, diciamo, ormai vasta, lui dovrebbe conoscere pure le virgole di quelli che sono gli apparati della regione. Credo che, se non ricordo male, abbia avuto altre esperienze pregresse in altri settori della vita pubblica, quindi mettici almeno altri 10 anni, 15 anni di militanza politica. A questo punto, insomma, non si arriva, come diceva giustamente Lino Buscemi, con queste ipotesi così vaghe. Beh, faremo, diremo, vedremo, ascolteremo. Beh. Si arriva con determinatezza immediata, certa, di attuare subito quelle che sono le disfunzioni, quelle che sono, insomma, i lati, i buchi neri, quelle che sono le inequizie che ci sono in questo apparato regionale. Ragion per cui tu non ti puoi presentare come se fossi, insomma, un uccellino di primo volo a dire ora mi studio le carte e poi vedo. Ah, quasi 40 anni, 50 anni di attività politica, 50 anni, insomma, c'è che lui regge, è stato anche assessore, se non ricordo pure male, quindi è stato Sì, sia assessore al all'opposizione che al patrimonio al governo. comune di Bisogna, Palermo. bisognerebbe No. che, insomma, se non vogliamo scherzare oppure prenderci gioco di quello, insomma, c'è che sono le istituzioni serie e che è la cosa seria che dovrebbe essere la lotta alla mafia, di cominciare a dire, signori, da domani questa commissione procederà in questo settore, in questo settore, in questo settore, in questo settore, e porre all'attenzione dell'opinione pubblica i risultati che devono essere evidenti, certi e penetranti, laddove finalmente si possa dire, quantomeno abbiamo osteggiato, non battuto la mafia, perché ancora è molto difficile e la lotta, insomma, è molto continua, perché bisogna farla giorno per giorno, mai abbassare la guardia, però quantomeno abbiamo quantomeno ridimensionato quello che è il potere di penetrazione della mafia nel tessuto regionale, economico, sociale e politico. Io ribadisco sempre che è inutile questa commissione, voi mi volete convincere del No, infatti io contrario, ribadisco che è inutile, perché così composta, così rimango insomma, fiducioso però. articolata, e Senti, con Lu queste ombre che ci sono addirittura nella composizione umana, fisica delle persone, e con un presidente che dopo 40 anni di vita politica, 50 anni di vita politica, ancora dice che faremo delle proposte, beh, a questo punto di chiudiamo bottega. meno, perché Signori, altrimenti spendiamo i di soldi della meno. commissione in attività ancora più proficue per quanto Senti, riguarda, ripeto, la lotta alla mafia. l'ultima cosa che io ho letto in questi giorni è le dichiarazioni appunto di questo vicepresidente che dice che chi ha chiesto le mie dimissioni si assuma la responsabilità di quello che potrebbe accadere. Non credo che si riferisca alla vostra associazione, chiaramente. Cosa può accadere? Dico, No, ma io mi chiedo se questo signore come è non si ponga, riferito alla Vardera, dico. ma si ponga pure l'altro interrogativo del rispetto verso l'istituzione. Si ponga il problema se lui, rimanendo al proprio posto, non produca invece un vulnus all'istituzione. Mi pare che la domanda è bilaterale. Certo, lui pensa al suo ruolo, ma pensi pure anche ai riflessi pubblici di questa posizione che è inaccettabile sotto ogni profilo. Qui nessuno discute la sua persona e nessuno discute i suoi meriti. Siamo di fronte a un fatto chiaro, ineludibile, ha problemi seri in questo minuto con la giustizia, si liberi da ogni ingombro e si difenda nelle sedi opportune, ma non lo faccia con la carica di Lui vicepresidente, dice, ho prove alla mano, vicario della Commissione e Antimafia lui regionale. dichiara, ho prove alla mano che chiariscono la mia posizione giudiziaria, Lo dica ai giudici, non lo deve le dire all'opinione utilizzerò pubblica. nelle sedi Lo dica ai opportune. giudici, non lo Allora deve dico, dire all'opinione ma io pubblica. sono obbligato a leggere, il mio interesse è soltanto il bene dei siciliani, quindi abbiamo reso, dato a Cesare quel che è di Cesare. Allora, E allora, è lode, giusto che sia con così, tanta è trasparenza, giusto dire. perfetto. Allora, Insomma, per signori, questa sera siamo ci tifosi. fermiamo. Però comprendo che l'argomento sarà ripreso quanto prima, perché vedremo, dobbiamo vedere gli sviluppi di tutta questa vicenda. Scusa, se mi posso permettere, credo di Brevissimo, perché il interpretare tempo non ce lo consente. in questo senso anche il pensiero Proprio di 30 Carmine. No, secondi, noi ci Dino. siamo riuniti più volte nella nostra associazione e noi, come ha ben detto Carmine, saremo da questo punto di vista Vigili. molto attenti, perché non vorremmo che si perpetuasse ancora per un'altra legislatura il bla bla. Questo non lo possiamo consentire. C'è un lavoro da fare serio anche con gli attuali poteri, ed è quella di colpire i luoghi dello spreco, del E parassitismo, le disfunzioni. La Commissione Antimafia
questi argomenti li può E noi affrontare. ne discuteremo così pubblicamente in modo che tutti possano sapere qual è Si l'attività preoccupino di creare quel dell'associazione. collegamento necessario col governo della regione in maniera tale che poi, al momento di, come si suol dire, di quagliare, si trovino gli strumenti più idonei Perfetto. perché Allora, il lavoro della Commissione partiamo. non possa essere Vi disperso. saluto, grazie. Grazie.